Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red. Come vedete siamo ritornati con un altro gioco, con un altro gameplay. Questo gioco, come avevo promesso nello scorso video, ma tipo verso marzo mi sembra, o aprile, non mi ricordo nemmeno bene, che avrei portato anche qualche gameplay di questo qua fatto bene, visto che avevo fatto un video a caso, giusto per raccontarvi alcune cose. Quindi adesso passeremo proprio alla fase gameplay. Vabbè, come vedete ho già fatto delle partite tempo fa, poi ho smesso, mi sono fermato, quindi partiremo che siamo nel 1401 con il 51esimo re, mi sembra, Enrico. Bene, allora, partiamo che siamo in una crociata, mi sembra. Sì, abbiamo dei bonus, fortunatamente. Allora, vediamo cosa dobbiamo fare con questo primo re nei gameplay. Vediamo. Andiamo avanti. Il dottore sta guidando esperimenti di tempo in una stanza segreta. Deve essere fermato. Sì, ne sono ben consapevole. Ovviamente io direi di mettere. Ne sono ben consapevole perché non vorrei perdere popolazione che è già in discesa, anche se i guadagni valgono a salire. Gli abitanti dei villaggi occidentali hanno paura dei goblin. Chi se ne occupa? Voi. Ovviamente. Sono un serial kill, sei il mio boia. Questo lavoro fa schifo, se lo se solo potessi. Fuori questione. Forse, ma nessun altro vuole farlo. Che tipo di lavoro? Ho un'esplosione nelle miniere. Ha ucciso almeno un centinaio di persone. Dobbiamo continuare a scavare? Direi di no, perché il denaro sta continuando a salire. Vabbè, spiego in modo semplice. Come vedete, ci sono queste quattro figure sopra: la religione, il popolo, l'esercito e i soldi. L'unica cosa che non si deve fare è non andare al massimo di uno dei simboli e né arrivare a zero, quindi semplicemente mantenerlo costante senza fare né il massimo né il minimo. Quindi praticamente si perde, cioè viene ucciso questo re o qualsiasi modo, può essere tipo cacciato o altre cose. Non deve succedere solo quando uno di questi quattro simboli ha o il massimo o il minimo, quindi è abbastanza difficile, tra virgolette, si può dire. Io potrei fare il boia. No, direi di no. Sto cercando un modo semplice per testare nuovi veleni esotici. Posso pagare? Certo, non perché. Neanche per sogno. La popolazione è molto al minimo. Il vostro paese è talmente ricco, daremo una festa con il cibo più costoso che il denaro può comprare. Però forse siamo parati il culo. Pensavo che avevamo perso. Siamo alla mascola, la gente soffre qui. Dovreste annullare la festa e aiutare i poveri. Sì, fortunatamente. Il sud chiede aiuto per il conflitto con l'ovest. Mandiamo l'esercito come osservazione imparziale? Ci pagherebbero? No, ovviamente. Il messaggio dice: gli isolani stanno preparando un'invasione al regno. Non è vero. Gran parte del paese adora farsi idee. Dobbiamo bruciare le streghe. Non voglio sapere niente, no, non dovete. Ecco, a posto. Diciamo che sto sopravvivendo in qualche modo, siamo solo 9 anni al potere e sto facendo difficoltà per questa crociata. Il nostro popolo si raduna ogni venerdì per cantare inni sulla vostra gloria. Incantevole. Incantevole. Hanno paura di voi e del vostro esercito, fanno bene. Però sono simpatico. Mettiamo così. Tutti gli infedeli dell'universo vogliono vedervi morire. Dobbiamo continuare la crociata? No. Ah, abbiamo finito la crociata, madò. Il popolo si sta ribellando contro gli ultimi residui della chiesa. Dovete fuggire. Cavolo. Siamo morti comunque. Guarda, era impossibile sopravvivere perché avevo popolazione e chiesa proprio al minimo. E addirittura i soldi ormai erano quasi al massimo. Una folla pagana vi ha tolto la vita mentre cercavate di fuggire. Beh, bella morte. Diciamo che Enrico è durato giusto 11 anni. Vabbè, possiamo continuare, giochiamo col prossimo re. L'ho detto, questo gioco è abbastanza carino, sì, cioè è divertente a modo suo. Allora, ora siamo il re Giorgio. Vabbè, andiamo avanti, vediamo cosa può succedere. Dovremmo sistematicamente incolpare gli isolanti migranti per tutto quello che va male nel regno. No? C'è stata un'evasione di massa della prigione. Dobbiamo organizzare battuta di ricerca. Sì, ovviamente. Aiuto, aiuto, il granato pubblico in fiamme. Inviate una guarnigione. Allora, la guarnigione è già bassa, non vorrei. Vi serve del credito, ossia 8.000 pezzi d'oro al 5% di interesse. No, siamo bene. Quali sono le qualità di Murré? Sono sopravvalutate. Le mie?
Sire, la vostra urina puzza di rododentro questa mattina. Dovreste evitare di andare a cavallo per un po'. Sì. Ho trovato i funghi blu e marroni nella foresta. Quello blu sembra commestibile. No, grazie. Eviterei di mangiare cose strane. Mia signore, sussurrando, potrebbe interessarvi un'impresa coraggiosa? Va bene. Allora, potremmo investire nel commercio di schiavi. Garantisco che il tesoro non sarà mai vuoto. Sempre che non debba sapere i dettagli. Vabbè. Quindi siamo uno schiavista adesso. La tratta degli schiavi vi dà accesso a una quantità infinita di denaro. Ma perfettissimo. C'è un'epidemia di colera nella capitale, la morte blu. Trattate la popolazione. Chiedete le porte della chiesa. Trattate la popolazione. La regina del sud vi offre 40 libri. Dovremmo costruire una biblioteca. Sì. Ho fatto visita a una nave di schiavi. È intollerabile. Ma è redditizio. Dopo poco tempo, maestro de Rose lascia la corte. Non tornerà mai più. Ho fatto la visita. Vabbè. Quindi abbiamo perso quel tizio. Sì, abbiamo più pattuglie. Il messaggio dice: un piccolo villaggio nel Barone Orientale ha creato un golem. Impossibile. Il vostro paese è talmente ricco, daremo una festa con il cibo più costoso che andremo a comprare. Lo sapevo che venivo. Sono morto. 13 anni a potere. Durante la festa qualcuno ha dato il via a una gara con l'arco. Non è finita bene per voi. Ah, perfettissimo, se si può dire. Vai, direi di fare il prossimo re. Alla morte del prossimo re credo che ci fermeremo per adesso. Quindi giochiamo il terzo re, Edoardo. Edoardo, è segnale Edoardo. Allora, un terremoto ha distrutto... Guarda, abbiamo iniziato, già sono morti persone. Gran parte della capitale, la guardia cittadina attende i vostri ordini. Salvate le vittime, ovviamente. Il regno del sud sostiene che voi siete promesso alla loro giovane principessa. Un rifiuto potrebbe scatenare una guerra. Sì, sposiamoci. I vostri soldati seguono da alcuni sacerdoti e dalle loro concezioni in cambio di protezione. Fermateli. No. Non voglio perdere denaro. Il torrente Goccia sta allagando una vasta zona del paese. Abbiamo bisogno dell'aiuto della chiesa e dell'esercito. Ma che cavolo, già siamo morti. Il paese è allo sfascio, miei signori. I mercanti l'hanno portato possedendo tutto quanto. Che cavolo. Cioè, ora abbiamo iniziato 4 anni e è durato questo. Cristo, vabbè. A niente torturato, il vostro corpo viene gettato ai cani. Il vostro nome diventerà un insulto. Complimenti. Edoardo è il miglior re della storia. 4 anni al trono. Vabbè, che dire. Ragazzi, abbiamo giocato a 3 tipi di re. So che questo gameplay è un po', tra virgolette, così a caso, ma volevo portare un gameplay di questo gioco perché in sé è abbastanza divertente. Mi piacerebbe portarlo anche altri gameplay, se a voi fa piacere, ovviamente. Magari questo gioco non ci giocherò più. Fatemelo sapere se vi interessa che faccia altri gameplay. Vediamo come va la storia più avanti. Comunque siamo nel 1432. C'è una fine a questo gioco, probabilmente. Non sono mai arrivato, ci ho giocato 3 ore e qualcosa. Per dirla tutta. Però in caso, se vi interessa, vogliamo portarlo insieme a finirlo. Comunque credo che saranno 4-5 gameplay. Credo, poi non so, magari uno un po' in più o uno in meno. Si vedrà in questo caso. Se vi interessa fatemelo sapere con un mi piace, con un commento e ricordatevi che nella descrizione ci sono tutti i social, la pagina Facebook, Instagram, seguitemi anche lì perché comunque lì posto delle cose, posto soprattutto su Instagram, mostro immagini quando devo fare qualche video e quindi comunque seguitemi. In sintesi, ci vediamo al prossimo gameplay, ciao a tutti!